Un testa a testa appassionante che terminerà ufficialmente domenica sul campo neutro di Ragalna. Si parla dello spareggio promozione in Serie C femminile tra Giovanile Rocca e Siracusa. Entrambe le formazioni hanno un ruolino di marcia invidiabile, 8 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Si giocherà tutto in 90 minuti, ma già i dirigenti messinesi si dicono soddisfatti, comunque vada. È una stagione positiva, noi non dimentichiamoci che noi siamo al primo anno di attività e abbiamo deciso quest'anno di fare il campionato di eccellenza femminile proprio per dare spazio alle nostre ragazze che venivano su dal settore giovanile. E quindi non posso che essere soddisfatto del percorso che abbiamo fatto. Abbiamo dato spazio ovviamente alle ragazze che hanno esordito in un campionato importante come quello di eccellenza e adesso siamo giunti appunto a un bellissimo epilogo di questa stagione. Noi al Siracusa abbiamo dimostrato sul campo di essere due squadre valide e quindi penso che questo finale sia quello più giusto per decretare chi può andare nel campionato di Serie C nazionale. Non c'è neanche paragone fra le due realtà. Noi siamo sempre un centro piccolo di poco più di 4.000 abitanti. Siracusa rappresenta un capoluogo di provincia, ma oltre questo dato statistico, Siracusa ha una società importante alle spalle, ha il blasone, come hai detto bene, e poi chiaramente ha anche le giocatrici in campo che fanno la differenza e noi da parte nostra noi abbiamo già vinto il nostro campionato e quando dico così dico quella che è la realtà dei fatti. Affrontiamo questa finale, non abbiamo niente da perdere. Quello che viene ci prendiamo, se vinciamo è ancora più bello, se non vinciamo ci riproveremo il prossimo anno senza nessun tipo di problema.